Prima pagina. Inaugurato il cantiere di Via Gallarana. Proprio qui, a pochi passi da casa mia. Ci passo spesso nelle mie lunghe camminate mattutine. Da quando sono in pensione mi sveglio alle 6 ogni mattina, come se dovessi ancora andare a timbrare il cartellino alla Pagani. Sono certo che vivesse un uomo lì, in un piccolo capanno con un orto. Ricordo anche il suo nome. Libero. Libero Manenti. Di questi tempi, lo sento spesso nominare tra birre di fine giornata e partite di briscola nei bar del quartiere. Come su tutti gli esseri misteriosi, anche su di lui, si raccontano storie al limite tra realtà e leggenda. Da qualche settimana, non si sa bene dove sia finito. Il capanno è lì, vuoto. Un affare che riguardava il sindaco, un famoso costruttore, una donna potente, non ricordo con precisione. Quel che ricordo è che di mezzo c'erano enormi interessi, alcuni scambi di favore, segreti da nascondere. La nostra storia ha inizio qui, in Via Gallarana, nella città in cui sono nato e dalla quale, per fortuna purtroppo, non me ne sono mai andato. Monza. La prima volta che mi fermai a guardarlo, uscì dal suo capanno e mi scrutò da lontano. Rimase fermo per un attimo, poi, con l'atteggiamento di chi non ha paura di nulla, tornò nel suo orto a lavorare, come credo ogni giorno della sua vita. Solo un piccolo fazzoletto di terra dietro Viale Libertà, in Via Gallarana. Cavaliere, mi faccia vedere le carte e poi ne parliamo. Allora, il lotto si sviluppa più o meno su 10.000 metri quadrati. Prevedo di farci facile facile più di 100 appartamenti di lusso, divisi tra due torri di 12 piani. Uè, sindaco, roba da fare invidia ai milanesi e al loro bosco verticale, eh? Il progetto sembra interessante. Ma proprio due torri di 12 piani? Glielo spieghi tu all'opposizione quando ci sarà da votare la nuova variante al PGT. Ma ancora che ti preoccupi di quelli? Ma guarda che in consiglio comunale non contano un cazzo. È vero. Ma sai, quelli del comitato potrebbero tirar su un casino e non voglio mica fare passi falsi prima delle elezioni. Frena, frena. Tu fai un favore a me e io faccio un favore a te. Funziona così tra amici. Ah sì? E a cosa ti riferisci? Sindaco, ho sentito che ti devi liberare di qualche peso. O sbaglio? E come lo sai? Dai su, lo sappiamo tutti che ti stanno col fiato sul collo. Come pensi di liberarti di tutti quei rifiuti? Va che non scompaiono mica da soli, eh. Forse ho capito di cosa stai parlando. Non mi sono mai piaciuti i giochi di prestigio, ma sai come funziona. Una volta messi sottoterra, nessuno li vede. Nessuno ne parla. Lasciami costruire sopra le mie torri e il gioco è fatto. Nemmeno io credo nella magia, ma nei miracoli sì. E allora facciamolo sto miracolo, no? Come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi, amico mio. Ti verso un bicchiere? Con piacere. A cosa brindiamo? Ai miracoli. Ai miracoli! Mi ha detto Chico che volevi vedermi. Eccomi. Ho bisogno di un tuo consiglio, tesoro. Stamattina è stato qua il cavalier Mattoni. Mi ha fatto una proposta e ho accettato. Beh, di che si tratta? A giudicare dalla tua faccia, ho quasi paura che si tratti di un problema con la campagna elettorale. Due torri. Un mezzo miracolo. Se si tratta di un miracolo, allora perché sei così agitato? Perché non è mai stata una carta vincente costruire due grattacieli, a pochi mesi delle elezioni. Ma dove? Sui rifiuti. Come tu ben sai, scorie e cemento talvolta si mescolano a perfezione. Mi sembrano solo belle notizie. C'è solo un problema. Sarà difficile gestire l'opposizione in quartiere. È il terreno di Via Gallarana. Hai presente il comitato e quel fatibeni che ficca il naso in ogni questione... Ma di che ti preoccupi? Sono quattro poveri comunisti. I miracoli non capitano mai per sbaglio.
Ed è per questo che ho accettato. Avanti. Scusi il ritardo, signor sindaco. E questa pastiglietta? Mi devi dire altro? Inizio ad avere una certa età, lo sai. E tu sai che non mi sono mai piaciuti i ragazzini. Martina, ma non te ne sei mai accorta? Ma di cosa? Sono malato. Ho il Parkinson. Curioso, io che ho sempre piegato con la forza gli altri al mio volere, non avrei mai immaginato di trovarmi a vivere in un corpo che non fa quello che gli dico. Che resti tra noi, ovviamente. A parte mia moglie, il mio medico e Chicco, sei l'unica a saperlo. Ma di che ti preoccupi? Ti ho mai tradito? No. E infatti so di potermi fidare.